trapela il nome della nuova conduttrice che sarà al timone della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Il web impazzito? Archiviata la scorsa edizione del Surviving Game più amato dagli italiani con Vladimir Luxuria. Ora si pensa alla prossima, specialmente come risollevarne le sorti. Difatti, gli ascolti non si sono rivelati quelli sperati tanto da innescare una profonda riflessione in merito al suo destino. Un cambio di conduzione o alcune scelte del cast rivelatesi errate? In ogni caso si è ritenuto opportuno rilanciare il nome di Ilary Blasi, ancora nelle vesti di padrona del programma TV. Una mossa strategica per avvicinare nuovamente i telespettatori. Ebbene, in verità, proprio in queste ultime ore, si è ipotizzata un'altra personalità che avrebbe tutte le carte in regola per assumere le redini del reality show e no, non si tratta dell'ex di Francesco Totti. Il pubblico la conosce molto bene e si può proprio affermare sia un pilastro del piccolo schermo, che gioca, adesso, in casa Rai, accanto a una cara amica. Durante questi lunghi anni di carriera ha svolto ruoli diversi, da valletta a ballerina, anche se ormai la conduzione è tra le sue mansioni principali. L'Isola dei Famosi, spunta il nome della nuova conduttrice. Ecco chi è. Attualmente l'Isola dei Famosi 2025 è in fase di lavorazione. Tante incertezze, qualche indiscrezione, ma nessuna conferma. A tal proposito è proprio Pier Silvio Berlusconi a frenare i rumors dichiarando con tale fermezza: stiamo valutando. Benché sia stata richiesta, seppur implicitamente, cautela, non mancano le ipotesi e soprattutto il nome della futura conduttrice. Come poc'anzi accennato, trattasi solamente di supposizioni sebbene i pronostici manifestino ben altro. Dunque si punterebbe molto su Simona Ventura, storica protagonista della trasmissione, quando ancora andava in onda su Rai 2. Anche Gabriele Parpiglia, a seguito di un'intervista per Casa SD, ne è convinto. La novella sposa dell'amato Giovanni Terzi tornerà a condurre l'isola. Perfino la diretta interessata avrebbe espresso la propria opinione a riguardo, ai microfoni di Super Guida TV, così affermando: io saprei come farla rinascere. Un'idea, ancora top secret, che potrebbe fare gola alla di Mediaset? Inoltre, non è detto che il reality show rimanga su Canale 5 poiché, al fine di apportare un po' di innovazione, sempre nell'ottica di ottenere successo e per il bene della trasmissione stessa, si sta vagliando l'alternativa inerente un cambio, sede, quindi canale. Nel frattempo la regina della TV è stata confermata alla conduzione di Citofonare Rai 2, con Paola Perego, per l'autunno. Torna per la quarta edizione. Siamo felici, sarà sempre più un'edizione comica, allietando così il pubblico della domenica mattina.